Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di alcuni prodotti che ho trovato proprio oggi che sono stata da Lidl. In realtà ero andata come sempre a fare spesa. Mi occorrevano solamente alcune cose per la casa, ma tra il reparto, diciamo, dei prodotti limited edition, ho trovato, come sempre in questo periodo, dei prodotti Sien per la cura dei piedi. In realtà vi ho già parlato di questa linea Sien per i piedi già lo scorso anno, in una sorta di video haul prime impressioni. Questa limited edition si chiama Sien Treat Your Feet ed è praticamente composta totalmente da quattro prodotti: crema illuminante piedi e gambe, gel rinfrescante piedi e gambe, deodorante piedi e schiuma per piedi e talloni screpolati. Tutti questi prodotti hanno un prezzo inferiore di 2 euro. L'espositore l'ho trovato abbastanza saccheggiato, secondo me, prima cosa per i prezzi molto bassi e seconda cosa perché alcuni di questi, appunto, vale davvero la pena provarli. Ma adesso vi spiego meglio. Come l'anno scorso, vi ripeto che, appunto, la maggior parte dei prodotti non hanno un buon inci. Già, appunto, ve l'ho accennato in quel video, ma vi ripeto perché ho rivisto gli ingredienti di tutti i prodotti anche quest'anno e vi confermo che la crema illuminante piedi e gambe, ossia la Satin Effect Cream, che ha un prezzo di 1,49 euro e il packaging rosa, e il gel rinfrescante piedi e gambe, sempre al prezzo di 1,49 euro, ossia l'Ice Gel, non hanno appunto un buon inci, in quanto in entrambe le confezioni ho visto che era presente il dimeticone. Quindi, essendo un silicone, anche se volatile, ho preferito non acquistarlo. Entrambe le creme piedi gambe contengono 100 ml di prodotto. Proseguiamo infine all'ultimo prodotto dal prezzo di 1,49 euro, ossia il deodorante per i piedi. Contiene 200 ml di prodotto, ha la formula in spray, proprio identico a quello dello scorso anno. E ragazzi, purtroppo anche questo prodotto non ha un buon inci, in quanto fra i primi ingredienti contiene appunto il ciclopentasiloxane. Ma vorrei ora soffermarmi sul prodotto più costoso di questa limited edition, ossia la schiuma per piedi e talloni screpolati, che appunto ha un prezzo di 1,79 euro. Come potete vedere, ho deciso di riacquistare questo prodotto. Infatti avevo già acquistato appunto questa crema per i piedi lo scorso anno e ne avete appunto prova nel video. Durante la scorsa estate, soprattutto prima del matrimonio, devo dirvi che l'ho utilizzata moltissimo, non tanto su me stessa quanto su mio padre e sul patatone. Su mio padre perché lui ha piedi molto secchi, ha la pelle molto secca come la mia e screpolati, mentre il patatone ha proprio una situazione disastrosa sui suoi piedi, in quanto sono proprio tutti rotti, con pellicine, deve fare maschere ai piedi una volta a settimana, e con questo prodotto mi ricordo che entrambi si erano trovati molto bene. Farò vedere anche in questo video proprio come applico questa crema sui miei piedi, perché ci tengo proprio a farvi una recensione più approfondita, proprio per farvi vedere, ecco, l'uso, che è davvero molto semplice. Ok, quando ho il piede ben pulito, diciamo senza macchie e simili, prendo la mia schiuma della Sien, agito per bene la confezione e semplicemente distribuisco pochissimo prodotto. Ecco, forse adesso ho già esagerato sul mio piede e inizio a fare anche, vedete, un bel massaggio. In questo modo, devo dirvi, in tutte le parti del piede, in questo modo devo dirvi che mi trovo molto bene. Lo faccio anche proprio all'interno delle dita, nella parte anche inferiore. Vado a massaggiare e oltre naturalmente a lasciare i piedi nutriti, li profuma anche tantissimo. Come vi ho detto anche nel video, sinceramente è un prodotto che mi è piaciuto e per questo naturalmente ho deciso anche di riacquistare. Comunque la confezione, come vedete, è in mousse, cioè in spray, però
però da qui non abbiamo una sorta di deodorante, ma esce proprio una schiuma in mousse che assomiglia moltissimo alla schiuma quella che utilizziamo per i capelli. Questa naturalmente è per cracked skin, quindi per pelle secca, e contiene urea. Sinceramente ragazze, fra tutti è il prodotto che almeno io ho visto avere inci migliore. La profumazione è molto buona. Bisogna sempre agitare il più possibile questo tubicino prima dell'uso, e la prima volta che pigiate il bottoncino, mi raccomando, state attente perché potrebbe uscire troppo prodotto. Poi con il tempo, piano piano, capirete come dosarlo meglio. Vi faccio vedere naturalmente. Questo è il prodotto all'interno, quindi una semplice schiumetta. Dal profumo, come vi dicevo, delicato, basico, vi faccio vedere come si assorbe sulla mano, quindi proprio molto facilmente. Vedete che già questa dose, che era abbastanza grande, è sparita, lascia la pelle molto molto nutrita. Vi consiglio questa schiuma, sì, perché è molto pratica, perché aiuta molto appunto i piedi secchi, e soprattutto si assorbe molto facilmente. Naturalmente fatemi sapere anche voi cosa avete acquistato di questa linea per i piedi, se nello specifico avete provato questa mousse. Naturalmente voglio sapere se vi siete trovate bene o meno. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!